Pasqua 2023, come sarà in diocesi a Macerata? Sarà la prima Pasqua per lei con la nuova cattedrale, la restaurata collegiata di San Giovanni. Che Pasqua sarà? Intanto celebrare in cattedrale è un'emozione particolare e poi celebrare il Giovedì Santo, la liturgia del Giovedì Santo insieme con i preti di tutta la diocesi e i diaconi di tutta la diocesi. Solitamente nella messa cosiddetta crismale, la messa del Giovedì Santo, nella mattina del Giovedì Santo alle 10:30 si riuniscono attorno al Vescovo tutti i sacerdoti, i diaconi e anche sono invitati chiaramente tutti i fedeli. Questa celebrazione si svolge nella cattedrale in maniera molto particolare perché è il segno dell'unità della diocesi. Quest'anno torniamo a farla in una cattedrale. Ci sono dei momenti molto significativi di questa celebrazione che mi piace ricordare, intanto si consacrano gli oli, cioè si consacra l'olio dei catecumeni con cui si fanno i battesimi per un anno intero in tutta la diocesi. Poi si consacra il Sacro Crisma, l'olio con cui si consacrano tutti coloro che ricevono la Crisma. Ed infine il terzo olio, che è l'olio degli infermi. È l'olio con cui viene data l'unzione agli ammalati. Queste cose si fanno in cattedrale e questi oli sono benedetti dal vescovo, perché per mostrare che il vescovo e la diocesi è vicina ad ogni persona, ad ognuno quando viene battezzato, ad ognuno quando viene cresimato, ad ognuno quando riceve la consolazione dell'olio degli infermi, l'olio della consolazione. Qual è anche il messaggio, lei da presidente anche della Conferenza Episcopale Marchigiana, che avete condiviso con gli altri vescovi anche per questa Pasqua? Noi ci sentiamo molto vicini all'invito che il Santo Padre ci ha fatto di attenzione a tutte le situazioni di sofferenza che ci sono nel mondo. Vedete, il Papa parla sempre di guerra mondiale a pezzi. Perché? Perché di fatto in varie parti del mondo ci sono tanti pezzi di una grande guerra che in qualche modo infetta il mondo. E finché almeno un pezzo non ti arriva vicino, tu non te ne accorgi. Se non sono guerre combattute con le armi, sono guerra di fame, guerra di disperazione, sempre guerra è. Costruire la pace a pezzi. A me piacciono i mosaici perché esprimono una bellezza che è fatta di tanti pezzettini. Ogni singolo pezzettino sembra poco importante, ma tutti assieme costruiscono il mosaico. E se a un mosaico togli un pezzo, si vede subito il buco. Ecco, io credo che questo ci deve ricordare che un pezzettino per volta possiamo costruire un mosaico di pace. Buona settimana santa e buona Pasqua.